Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Chitarrista d'Appartamento, sono Alessandro e questa sera, come vi avevo già anticipato, parliamo di Angle Metal Master. Settimana scorsa abbiamo testato la versione Rock Master e questa settimana invece siamo ancora più estremi e andiamo con la Metal Master. Le specifiche sono identiche alla testata Rock Master e quindi vi rimando al video per vedere i dettagli della testata. Che cosa cambia in realtà? Il timbro. Se la Rock Master era una testata adatta sicuramente a rock e hard rock, qua siamo in un territorio decisamente più metal. Come per gli esempi di settimana scorsa, ho microfonato la cassa. Ci tengo a precisare che la cassa è la stessa che ho utilizzato nel test precedente. Al suo interno alloggia un cono, un Vintage 30. Intanto partiamo dal presupposto, la cosa più importante. Come per la Rock Master, anche la Metal Master può essere splittata da 20 a 5 a 1 watt. E questa volta possiamo suonare metal finalmente in casa. Come avrete sentito, ho aperto il video subito con una backing track che ho realizzato con la Metal Master e poi ci ho suonato sopra un solo. Ho aggiunto solamente in post produzione del delay sul solo. Il resto deriva tutto dalla Metal Master. Sul retro, oltre al send return e alle varie entrate con le diverse impedenze, abbiamo un line out per registrare direttamente attraverso la scheda audio. Ovviamente avremo bisogno di una simulazione di cassa. Sempre sul retro troviamo il selettore per le varie potenze, quindi un attenuatore di potenza vero e proprio. Come per la Rock Master, anche la Metal Master è una due canali. Sul fronte abbiamo il clean gain e il lead gain. Ovviamente il clean gain andrà a gestire la saturazione sul suono pulito. Fino a 5/6 il clean è veramente molto pulito. Oltre il 6 comincia a sporcarsi un po'. Successivamente troviamo l'equalizzazione, che è comune per entrambi i canali, un reverb che mi è piaciuto veramente molto e che ho utilizzato su tutti gli esempi, e poi c'è il volume del lead. Non c'è un volume del clean. Per gestire il volume del clean dobbiamo utilizzare il master. Successivamente troviamo due switch, il mid boost e il cambio canale. E ovviamente i due interruttori, lo standby e l'on off. Andiamo a sentire subito come suona. Ho utilizzato, come per il video precedente, due chitarre. Una Les Paul Gold Top del 77 e una Fender Custom Shop 56 Heavy Relic. Iniziamo dal clean. Prossimo esempio, andiamo con il canale lead, 1/4 di gain. Alziamo un po' la tacca, andiamo a metà gain, in questo caso la chitarra è droppata. Alziamo nuovamente l'asticella, 3/4 di gain con la strato. Per il prossimo esempio ho ruotato completamente il potenziometro del gain, quindi siamo full range. Sentiamo la differenza con il mid boost. Partiamo prima senza e poi aggiungiamo il mid boost. I'm
Bene ragazzi, come avrete notato anche a un quarto di gain ho alzato leggermente il volume per farvi sentire un po' l'escursione della dinamica, con una strato ce n'è già parecchio. Sinceramente non mi aspettavo né per la Rockmaster né per la Metalmaster un clean con una pasta con un carattere così forte, veramente interessante. Il mid boost va a ingrossare sicuramente le frequenze medio basse, ma al contempo va un po' a comprimere il tutto. A mio gusto preferisco il suono senza il mid boost. Detto questo, come per la Rockmaster, questa testata mi è piaciuta veramente tanto. In conclusione ragazzi, sono rimasto piacevolmente sorpreso sia dalla Metalmaster che della Rockmaster. In passato non ho mai avuto occasione di testare delle Angle e sinceramente spero che mi capiti a tiro presto qualche altro loro amplificatore. Vorrei gentilmente ringraziare i ragazzi di Gold Music. Grazie Gold Music, perché mi hanno gentilmente fornito le testate per fare questo test. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate della Metalmaster, ma soprattutto scrivetemi sotto se vi piacerebbe magari un confronto tra la Metalmaster e la Rockmaster. Come sempre vi invito a condividere sui vostri canali per far crescere Chitarrista d'Appartamento. Io vi ringrazio e vi do appuntamento come sempre a lunedì prossimo. Ciao ragazzi, una buona serata e grazie. Ciao!